alla causa della Coppa Davis americana. Ma interrompiamo qui questa chiacchiera. Quarti di finale quindi della Coppa del Grande Slam, John McEnroe contro Goran Ivanišević. È McEnroe che inizia al servizio. Numero 20 nelle classifiche mondiali McEnroe in questo momento, numero 4 Goran Ivanišević. Dodici anni di differenza. Fuori. Fuori il passante di dritto di Ivanišević. McEnroe ha abbandonato quella protezione che per tanto tempo teneva al ginocchio. Si vede che invecchiando gli acciacchi sono scomparsi. 15 pari. Questo inquadrato è Larry Stefanchi, il giocatore che segue John McEnroe. Accanto a lui c'è il separabile Sergio Palmieri, inseparabile di McEnroe, quindi da un anno anche di Stefanchi. 30-15, questa bella volée. Molto vicina alla riga, ma sicuramente dentro. Quaranta-quindici. Oh, la risposta di Ivanišević. Ecco papà Ivanišević, che segue il figlio anche lui come un'ombra, non lo molla da nessuna parte, anche perché in Croazia in questo momento forse non si sta tanto bene. E poi sai, ormai purtroppo, diciamo purtroppo, non dico purtroppo. Questi campioni hanno capito che c'è chi ha risolto i problemi economici della famiglia. Per due o tre generazioni. E allora, insomma, il lavoro... Probabilmente non guadagnava altrettanto, eh? No, no. Doppio fallo. 40 pari. Vantaggio McEnroe. Tiene il servizio McEnroe, 1-0 primo set. Goran Ivanišević al servizio, di fronte a lui John McEnroe che conduce 1-0 nel primo set. Gli ha tirato addosso McEnroe, sì. Però ha sbagliato la lunghezza. Comunque fra i due ci sono buoni rapporti, mi ricordo anzi che un anno Ivanišević a Wimbledon prestò la racchetta a McEnroe proprio prima di partire. McEnroe, tipo strano, aveva giocato sempre con un'altra racchetta, prese la racchetta di Ivanišević che si trovò bene in allenamento, roba che un professionista in genere non si aspetta che accada. Guarda lì! Oh, teatro!
Ah, è bello però. Eh sì. Colpo alla noix di Ivanidevic, e poi applaude. Ecco qua, guardate di nuovo, ecco qua. Ecco, guardate la regia. Bisogna essere molto coordinati per fare una cosa del genere. Poi alla fine il punto l'ha perso lo stesso, però il pezzo di bravura rimane. E arriva l'ace. Di solito arriva o sul primo o sul secondo servizio, questa volta soltanto sul terzo, cattiva giornata. Credo che ne abbia fatti un migliaio quest'anno, di ace. Proprio prima del torneo mi sembra che era quota 956 o 966. E... ecco, hai fatto bene a precisare, perché alle volte si dice un migliaio per dire tanti, no? Sì, sì. Proprio... Questa è una gran sciocchezza, ma proprio... ma Ivanisevic ha ancora qualche sciocchezza, per fortuna dei suoi avversari, la commette, perché altrimenti... Proprio palla completamente centrata, grande stecca, tra parte le fa anche Pavarotti. Hanno fatto grande. Noi però, come ho detto ieri, tifiamo Pavarotti, perché sì, è appassionato di tennis, a noi va bene. Anche se fa le stecche va bene lo stesso. E questo è un ace. Eh sì, 40-30. E McEnroe non si diverte, perché è uno di quelli che proprio gli dà fastidio l'ace più di ogni altra cosa, che lui ha attribuito molta importanza. Guarda là. Siamo a 3 ace nel primo turno di servizio per Goran Ivanisevic, il punteggio è 1 pari. McEnroe già diverso tempo fa disse che il tennis era cambiato per via delle racchette, che c'era troppa potenza. Se n'era accorto anche lui. Eh sì. L'ultimo torneo del Grande Slam l'ha vinto nell'84. Lunga la volée di McEnroe. 0-15. Quindici pari. Comunque McEnroe si è assicurato in questi giorni forse il proprio futuro, perché anche dovesse smettere di giocare a tennis sembra che Agassi lo voglia prendere come allenatore. Sì, Ubaldo, ma non credo che McEnroe abbia problemi per il futuro, anche se magari l'eventuale divorzio gli dovesse costare qualche cosa. Nessun matrimonio vale quanto il costo del suo divorzio. Molto bella la volée di rovescio. Taglio verso l'esterno. 30-15. E io credo che sicuramente nell'eventuale incarico così di super allenatore che Agassi gli affiderà la parte economica giochi un rilievo, assolutamente. Gliel'avesse chiesto un giocatore che non gli è simpatico, indipendentemente dal denaro. Sì, non avrebbe accettato. Certo. Tempo stesso ci sono dei giocatori che anche in pensione, anche giocatori di golf che ormai non vincono più, Niklaus, che guadagnano ancora $150,000 l'anno di sponsor. Tanto McEnroe tiene il servizio 2-1 in suo favore. Primo set. Di nuovo collegati con la Olimpia Halle di Monaco di Baviera, intanto riproposto il colpo noir giocato in precedenza da Ivanisevic. Colpo che riesce più facile a quelli che hanno le gambe lunghe. Eh sì. E anche meno pericoloso. Arancia Sanchez avrebbe dei problemi. hai visto? Ivanisevic vuole far vedere che non è un caso, Attenzione perché... Ecco qua. Sotto le gambe. Demi voleva. Ah, sì.
poi c'è l'Eis, il quarto, 30-0. Quarto in otto servizi, Lino. Eh? 40-0. Tra poco daranno la percentuale non delle prime palle di Ivanisic, ma degli ace. Dice, ha fatto il 30% di ace. Bisognerà istituire questa nuova statistica. Per... Sai, era il 50% di... Eccoci. Eccoli qua. Sono 5 ace su 10 servizi. Ecco, quindi ha servito il 50% di ace. Non è male. Tra l'altro ha anche il 50% di prime palle, cioè la prima palla è sempre stata un ace. Che è abbastanza impressionante. Doppio fallo. Secondo doppio fallo di McEnroe. Questo è l'australiano Bob Brett, ex allenatore di Boris Becker, attuale allenatore di Goran Ivanisevic, è rimasto in famiglia, scuderia Tiriac. Qui alla destra con gli occhiali che avete visto appena adesso è il patron del torneo, Axel Woldenmeier. 15 pari. Si oppone bene McEnroe al passante di centrale ma violento di Ivanisevic. ...30-15... Sbaglia la volée McEnroe, 30 pari. È andata bene a McEnroe. 40-30. Pari. Hai visto che Ivanisevic è stato obbligato a giocare la palla da dove c'era McEnroe, perché il modo in cui è arrivato sulla palla non gli e il modo in cui lui gioca il dritto non gli avrebbe mai consentito di giocare dall'altra parte. Qui abbiamo visto che ha proprio piegato la racchetta. Però ha giocato talmente forte che McEnroe non ha potuto difendersi. È già la terza volta che Ivanisevic risponde. Senza bene. Vantaggio McEnroe. Ivanisevic è un giocatore piuttosto completo in tutti i settori del campo e un po' su tutte le superfici. Non a caso è il numero 4 del mondo.
Qualche problema di Mecchero forse con la racchetta, sì, ecco che va a cambiarla. Vedete qua, si è proprio rotta la corda, vedete, da questa inquadratura. Non è che vengano rotte, vengano disintegrate, sì, le racchette. È mai una sola, un tempo si rompeva una corda. In rete la risposta di dritto di Ivan Isevic, 3-2 McEnroe, primo set, senza break. Non ci sono stati break, nemmeno palle break in questo incontro. 3-2 McEnroe, ora Ivan Isevic al servizio. Ricordo che Ivan Isevic ha messo a segno 5 ace su 10 servizi. Tutte le volte che ha messo la prima palla è stato un ace. E quando ha giocato contro Forget l'altra sera ha anche detto che non si era divertito nemmeno lui. A segno il pallonetto di McEnroe. Se l'ha messa con la mano, eh? Eh sì. ...0-15. Sbaglia la volée alta di rovescio Ivan Isevic ed è 0-30. Ha fatto bene Ivan Isevic ad aspettare, ha potuto prendere in contropiede McEnroe che era obbligato a riguadagnare il centro del campo. 15-30. Fallo di piede. Un altro contropiede. 30 pari. Ecco qua, quadratura del piedino. Falli di piedi secondo me sono sponsorizzati dagli produttori di Rescar. Sì. Prodezza di McEnroe. Tant'è vero che Ivan Isevic ha sbagliato questa palla che per se stessa non era difficile perché non pensava che McEnroe potesse arrivarci. Palla break, la prima palla break dell'incontro. Mette la prima palla anche se non è un ace. 6 punti senza ace in questo game. È lungo il passante di McEnroe, vantaggio Ivan Isevic. Fare un salto McEnroe per evitare di toccare la palla che dopo aver picchiato il nastro, se avesse toccato prima lui del campo avrebbe dovuto essere ribattuta. È lungo il recupero di McEnroe. Ivan Isevic, dopo aver annullato la palla break, tiene il servizio, punteggio 3 pari, primo set.
15-0. Lo smash era ordinaria amministrazione, ma la volley bassa difficilissima. McEnroe in gran riflessi, vede che ha smaltito il fuso, il viaggio. Quaranta-zero. Tiene a zero il servizio McEnroe, 4-3 in suo favore, primo set senza break. Quattro a tre dunque a favore di John McEnroe, questo primo quarto di finale della terza edizione della Coppa del Grande Slam. Senza break, ma una palla break ha dovuto fronteggiare Ivan Isevich. Peraltro l'ha annullata. Palle nuove. Ace. Sesto. Era stato un game senza fare un ace, Ivan Isevich. Noi eravamo tutti preoccupati. Beh, che ero mica tanto. Quella era una seconda palla, per chi non se ne fosse accorto. 30-0. Che tocchi e la... Che ricami, questo è il tennis più bello che c'è da vedere. È stato bravo anche Ivan Isevich, sì, sì. Avete visto qua cosa ha dovuto fare. Che prende la racchetta come un cucchiaio, vedi, scodella queste palline da una parte e dall'altra. Doppio fallo. È il primo doppio fallo di Ivan Isevich. D'altra parte lui ha una percentuale di prime palle, ancora ne mette dentro 6 su 10, quindi fa bene a rischiare anche la seconda, visto che serve così bene. Mamma mia. Questa invece si è lanciato la palla molto bassa sulla testa. Sì, e due doppi falli consecutivi sono costati probabilmente a Ivan Isevich la finale di Wimbledon quest'anno, perché quando è andato a servire sul 5-4 per Agassi nel quinto set della finale appunto di Wimbledon si è trovato 0-30 con due doppi falli.
palla break comunque. E la palla ha toccato il nastro. E Ivanisevic protesta con Rebè, ma per l'appunto il giudice di netta è Wayne McEwen, cioè manco sì, un arbitro. Mettono sempre il secondo arbitro come giudice di netta. Sì, perché da quella parte può seguire anche la linea, certo, più lontana. Certo, può dare una collaborazione, magari soltanto con dei gesti. All'arbitro, giudice di sede. Adesso con questa protesta Ivanisevic si complica un po' la vita. Perché serve, deve servire la seconda palla. Sì. Ma lui non è che ci pensa. Non ci pensa, ma dopo aver fatto due doppi falli, dopo servire una seconda palla, dopo una discussione. Invece no, è net, tra parentesi. Sì, sì, net. Quindi serve la prima. Lui sosteneva che la palla non avesse assolutamente toccato il nastro. Eccolo qua, inquadratura per... Oh, mamma mia, palo di piedi. Chi si sente vittima di un complotto, eh? Sì. Sul 30-40, sulla palla break, insomma. Adesso è seconda palla, eh? Eh sì. Gran risposta di McEnroe e c'è dunque il break. 5-3 McEnroe, che ha così la possibilità di servire per il primo set. Beh, Ivanisevic un pochino sfortunato nel finale, però si è complicato da solo la vita con due doppi falli. Il McEnroe è stato bravo a approfittarne, questa gran risposta. Come l'ha tirata, ha gridato yeah, sì, no? Sì, subito, senza aspettare che la palla nemmeno rimbalzasse. 15-0. Ivanisevic si diverte a far rimbalzare la racchetta per terra. È buona la risposta di dritto che McEnroe aveva lasciato andare, convinto che finisse fuori. Ancora papà Ivanisevic. E il doppio fallo questa volta è di McEnroe, è il terzo. 30 pari. Occhiate di Ivanisevic al giudice di linea che lo ha danneggiato in occasione della precedente palla break, chiamandogli il fallo di piede. Sul nastro la risposta di dritto di Ivanisevic, set point McEnroe. Non passa la prima. Come ha fatto a metterla sulla riga? Era riga la seconda di servizio ed è riga la volée.